Salve a tutti ragazzi, da vostro Mazinga Zetto e bentornati su questa nuova bellissima e sostanziale avventura di Binding of Isaac Afterbirth Plus. A questo giro ho invertito la mia intro. Allora, quello che abbiamo ancora da fare è un po' di roba. In teoria avremo ancora da finire al 100% Apollyon, ma voglio dare un po' una pausa a questo personaggio e usare qualcun altro. Il fatto è che con tutti gli altri mi manca o la Greedier Mod e mi sale l'omicidio violento, a provarci di nuovo, o... battere Delirium in hard mode. Io decido di battere Delirium in hard mode. Tra l'altro mi sono un po' andato a informare su come si batte, non come si batte, scusate, su come si affronta Delirium, su come si trova Delirium, e ci sono vari modi, oltre che aprire il portale da The Ashe, che è il modo garantito per sbloccare Devo benissimo. X-Ray Vision è un ottimo aggetto di partenza. Trovare nel primo piano penso che sia potrebbe essere uno dei miei power-up preferiti, trovare il primo piano, perché ci permette di avere la totale... di trovare la totalità delle stanze segrete. E ci sono anche due batterie in queste stanze segrete, benissimo. Quindi posso rirollare l'oggetto dei boss alla nausea, ottimo. E comunque, dicevo, andare da The Ashe e battere The Ashe sblocca al 100% un'altra batteria. Sblocca al 100% la strada per The Void. Mentre... oh, ciao, Tantile Reunior. Mentre si può aprire la strada per The Void in altri modi, però contando sulla fortuna, ad esempio c'è un 10% di chance, se non ricordo male, che una volta uccisa mamma o il cuore di mamma si apra il portale per The Void. E così la percentuale aumenterà ogni volta che si batte un boss significativo, tipo Isaac, Satana, The Lamb, Blue Baby, fino ad arrivare a quando si batte Mega Satana. Allora, Placenta da Regeneration. Non è male, ma di solito tendo ad andare con pochi cuori, quindi riroliamo questo, assolutamente no. Tanto batterie ne abbiamo. Pentagramma invece direi assolutamente sì. Perfetto. Avere 5.000 batterie dai suoi frutti, diciamo. Quindi o cerco di battere The Ashe oppure spero nell'RNG. Pillole. Devo già sperarci ora nell'RNG. Speeddown, un bene. Stavo per dire, quelle gialle che ce ne sono due, qualcosa di buono? No, speeddown. Se corro ce la faccio. Perfetto. Mi faccio tutte le stanze perché conviene sempre farsi tutte le stanze nel basement. Anche se proviamo a essere di fretta per The Ashe, ma appunto, dicevo, non è fondamentale. The Ashe è per essere tranquilli. Però appunto vorrei non affrontare The Ashe, dato che di solito mi manda con una vita abbastanza ridicola. Pride. Dammi il tuo oggetto, Pride. Fa schifo, ma ho mille reroll per migliorare il tuo oggetto. Ovviamente non mi dai il tuo oggetto. Però mi dai la Joker Card, che è tanta roba, dato che siamo in un piano dove non posso parlare patto con Satana. Allora, cambio in Conception, non è male, ma io ci provo. Ok. Ok. Sì. Mi brucia un cuore rosso, ho fatto una cagata, me ne rendo conto. Potevo prendere la Satanic Bible, usarla in modo da prendermi un cuore nero e poi prendere Dead Cat. È vero. Ho sbagliato io. Dovrei avere un'altra batteria qui. Però al primo piano, sì, ok, adesso abbiamo solo un cuore rosso, meno male che non ho preso placenta. Il primo piano con 5-19 di danno, un oggetto di gap e 9 vite. Non posso dire di no, non posso dire di essere insoddisfatto di questo inizio. Se riuscissimo a aprire un altro bel patto con Satana sarei ancora più felice. È inutile che non mi fai sapere quanta vita ho, curse maledetta, ma sinceramente me ne spazzolo di sapere quanta vita ho, so che ho un cuore rosso. E che non devo prendere danno. Non tanto perché se prendo danno da un campione muoio, ma perché voglio prendere il patto con Satana. Allora. Vrat. Allora. Devo dire, avendo il D6, i peccati capitali sono una grande fonte di power-up. Perché anche se mi danno i loro oggetti attivi stupidi, o le loro passive stupide, posso rerollarli con il D6. Oh, bene, 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 bene. Cominciamo subito con una bellissima stanza di power up che conterrà
Ipecac, vai. No, ma Cortina è Dark Bum. Ciao Dark Bum. Vuole la tua vita. Lo so che vuole la mia vita. Allora, trovare Nine Lives al primo piano e Dark Bum al secondo è un segno del destino che il Signore vuole farci succedere. Il Signore vuole che abbiamo successo in questa run, ecco. Credo che succedere non fosse esattamente corretto. Prego, Dark Bum. Suggia. No, non su. Non suggia. Perché tu suggi. Egli. Vabbè. Non stiamo a fermarci nell'italiano. Perché potrei ucciderlo più di quanto non stia già facendo. Beh, volentieri. Così. Oh, sono altre monete. Allora, 29 monete al secondo piano, come la vedete? Io la vedo buona. Oh, quanto mi piacciono questi nuovi nemici di Afterbirth Plus. Sono divertentissimi. Proprio, haha, how funny. Madonna santa. A me non sono resi conto che rendendoli che si, cioè, facendo in modo che si stanchino, anche se non ha senso perché sono tipo dei golem, quindi perché dei golem dovrebbero stancarsi, facendo in modo che si stanchino, non sono così distruttivi come erano prima. Ma prima erano il male di vivere. Vabbè, non posso chiedere tutto. Allora. Oh, il Nunsabit. Sì. E dammi anche il cuore di fede. In modo che adesso ho il patto con Satana praticamente garantito, a meno che non faccia proprio cagate atomiche. Ne valsa la pena, una bomba per una bomba e due monete. Ciao Pin. Direi che contro Pin non dovrei fare cagate atomiche. Perché è Pin. Semplicemente per il fatto che, ehi, è Pin. Allora, è già quasi morto. Pentagramma è uno dei più belli aumenti di danno del gioco, praticamente. Il rossetto ne potrei fare a meno? Krampus. Krampus. Come spari? Io odio il nuovo Krampus. Cioè, capiamoci, da quando l'hanno potenziato Krampus è il male. Ma bomba. Stavo per dire, oh cacchio. Ah, per fortuna Krampus uccide. Cioè il Brimstone di Krampus uccide anche i suoi, uccide anche le altre cose. Dammi cuore nero. Io volevo riuscire ad attaccarti, sono sincero. Però lo starti vicino mi preoccupa. Porca vacca, vabbè, sei morto. Testa di Krampus. Testa di Krampus mi interessa poco. Di 6. The Void. Vieni da papà. Bello che ha rirollato. Prima di... Sono un idiota. Sono un idiota. Scusate un attimo. Sono un idiota. Ho assorbito il D6. Ma usare The Void assorbe le cose. Quindi non serve a niente. Va bene. Calma. Facciamo tutto. Allora, Range Up mi fa schifo. Quindi prendiamo la batteria e andiamo a slurparci il Range Up. Purtroppo ho praticamente, vabbè, non posso dire che, ah, bello che lo cambia però all'ultimo. Non posso dire che ho mandato in vacca la run, ma ho un po' mandato in vacca quello che volevo fare. Cioè, volevo contare tanto sul D6. Ho mandato in vacca quantomeno questo. Allora. Beh, bene, nel senso. Bene, ho già preso 1000 danni questo piano, quindi ottimo. Una chiave. Boss? Di già? Ok. Ah, è un XL! Quindi chance di patto con Satana, tipo... Hello my baby, hello my baby, hello my baby doll. Benissimo. Belli gli XL, eh. Stupendolosi, proprio, mi verrebbe da... Il termine corretto sarebbe stupendolosi, probabilmente. Oh, cacchi. Dai, 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 dai. No! Yeah! Questo sì che romperei mano nella direzione. Allora, adesso mi devi spiegare perché, non essendo un Pestilence campione,
lasci il creep dove ti muovi. Questa è una cosa che non comprendo appieno. Devo essere veramente sincero, non capisco. E come mai spari così tanto? Cioè, spona moschine. Fai quello che fai sempre, spona moschine stupide e fatti uccidere. Madonna, Pestilence. Muori, 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 muori. Muori moschina, se no tanto un colpo di qualsiasi cosa adesso io muoio. Ottimo. Cubo di carne può essere utile per proteggere dai proiettili. E con mezzo cuore andiamo dal boss, ma tanto che ce frega. Stain! Vabbè. Vorrà dire che moriremo e riproveremo con un cuore intero. Hello, my baby! Ma... io sinceramente non ho visto il mio hitbox colpito, però... se il gioco dice che mi ha colpito, la lacrima ci credo, eh. La mia prospettiva mi dice altro, ma mi fido del gioco. Allora, non ci arriva le mie lacrime, ho così poco range. Bene. Stain. Oh, quanto mi piace quando evochi vermetti, per cui adesso ci metto 6 anni a ucciderli. Bravi. Ancora? Oh. Ah, devi aver sentito che mi piace quando evochi vermetti. Ok, ok. Tutto chiaro adesso. Ok, lacrime veloci, forza, 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 forza. Dai, muori, ti prego, muori. Ok, morto. Vermetto, defungi. La Elo la prendo volentieri, no stats up, mi dà anche una vita in più. E è un generico power up, un generico miglioramento, volevo dire. Aumenta anche le tears, di poco, di quasi niente, ma aumenta anche le tears. Allora, mi preoccupa un po' perché quel nemico lì è esplosivo. Allora, qualcuno deve morire qui. Ok, perfetto. Non mi interessa se era l'Omino Konga o se era il Globin, sinceramente non mi frega nulla. Meno male che sono quelle rocce, se no avrei dato una facciata contro le spine. Oh, che belli i portali del Void. Che belli. L'ho già detto che mi piacciono tanto i portali del Void. Che tra l'altro adesso dovrebbero essere cioè, sono stati nerfati perché prima spawnavano nemici all'infinito, adesso ne spawnano massimo 4 e poi si spengono. Chissà perché li hanno nerfati. Allora. No, 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 no. Ok. Oh, meno male. Allora. Cercate di morire in fretta perché un danno intero non me lo voglio prendere. Hello, my baby, my baby. Bene, bene, la Demon's Tale. La Demon's Tale, scusate se metto un attimo pausa, ma ho aperto Platinum God apposta. Se non ricordo male, è un trinket di... è un trinket? Sì, è un trinket di Rebirth, quella qua, Demon's Tale. Ah, ok. In pratica potremmo trovare più cuori neri. Rende Mitra, Mouse Pearl, tratto della Bibbia inutili. First the spawn after killing a room. Ok, vabbè, cagate. Tanto ricordiamoci che io in teoria ho anche Dark Bum. Il fatto è che non ho ancora trovato un cuore rosso per terra. Cioè no, ne ho trovato mezzo. No, ne ho trovato mezzo. Non diciamo bugie, ne ho trovato mezzo. Quindi devo ringraziare le divinità di Isaac perché ne ho trovato mezzo. Allora, cerca di morire, per favore. Bomba. Oh, bella questa stanza. I like it di stanza. Oh, bene. E torniamo con un cuore solo. Guarda, la rifaccio così. Giusto per aver dovuto uccidere subito la mosca. Era la strategia vincente. Vai sulle punte, bastardo. Ok. Perfetto. Non ho subito neanche un danno a sto giro. Prima ne ho presi... li ho presi proprio in singolo. Non ho preso uno intero. No, ho preso mezzo, mezzo, mezzo. Era infattibile. So che una bomba è un po' uno spreco, ma oh. Allora. Dicevo, non è iniziata male questa run. Il fatto mi... ho fatto la cagata con The Void. E...
diciamo che basta, ho fatto la carta con The Void, riassume più o meno il mio stato d'animo in questo momento. Sono... ero molto positivo su questa run appena avevo iniziato, tipo al già al secondo piano ero allegro. E la cagata con The Void mi ha veramente buttato un pelo giù. Perché no, ci ho pensato dopo che The Void assorbe gli oggetti, perché appunto è il suo funzionamento primario. Ma stas dei power up no. Quindi prendere un oggetto che rirolla oggetti mentre uso The Void non serve a niente perché appunto li assorbe. E se dite, ma cosa avessi potuto fare? Semplice, non potevo, avrei potuto non prendere The Void, perché ci rinuncio volentieri a The Void, dato che non sto trovando attive decenti, a The Void ci rinuncio volentieri. Anche perché avevo il D6 con l'abito da suora, che me lo facevo usare un po' più spesso. Oh, ma quanti cuori rossi che sto trovando? Mamma mia, cioè, Dark Bomb veramente è una benedizione, ma se non trovo cuori rossi... Ok. Non so, questa esplosione era ancora nei frame di invincibilità, perché mi ha spostato. Quindi colpire mi ha colpito. Oh, ma che bella stanza! Wow! Questa sì che è una bella stanza! Complimenti, Macmillan, creatore delle stanze. Devo dire, ci sono alcune stanze che sono veramente... come potrei dire... Oltre che brutte e fastidiose, sono stanze dove... stanze dove prendi un danno, per forza. A meno che tu non abbia... cioè, lì, ad esempio, se avessi volato e avessi avuto la capacità di riflessi di un nanosecondo, forse avrei schivato il colpo. Forse. Il fatto è che... grazie. Per cosa? Per cosa? Dicevo, avrei potuto forse volare in un angolo e schivare tutto, ma forse. Ci sono altre stanze che ho, come mi pare di aver trovato anche con in registrazione in una run, sicuramente in live al JackSS lo trovate, piene di dei nervi, quelle cose tentacolose. Tutta la stanza piena di nervi tranne il quadretto dove entrate. Quindi intanto se mi muovete di un centimetro più avanti prendete danno. Ma soprattutto c'è un'altissima chance che il nervetto di fianco a voi sia il nervetto marrone, che è quello che frusta. Quindi voi entrate e all'istante verrete frustati. E quindi voi potete pensare: ma scusa, come faccio a non prendere danno? Tipo se ho The Lost, come faccio a non prendermi uno stoppino? Semplice, non potete. Crack the Sky. Un altro aumento di danno che è molto buono. Adesso The Void mi attiva Crack the Sky, che non è il mio power up preferito, anzi mi fa un po' schifo, ma... questo è stato proprio un non so dove andare, mi schianto. Wow. Ok. I funghi sono estremamente resistenti, come potete notare, ma quando hanno la testina in su, praticamente muoiono come le torrette normali. Però, già che ci siamo, colpiamole quando sono giù. Oh, una chiave, bene o male. E la seconda stanza del power-up direi che potrebbe essere lassù, insieme all'altra stanza segreta, dato che io le dovrei trovare tutte. No, stanza segreta non c'è. Wow. Stanza segreta? Dicevo, dovrei trovarle tutte, ma non c'è. O non c'è o è in quel punto dove ho deciso che non torno. Che sono queste le cose. Mongo Baby! Porco Giuda, troppa roba, troppa roba. Razor Blade. Siamo seri? Proptosis invece va benissimo. Ciao Proptosis. Ok, abbiamo una parvenza di una run adesso. Ah, finalmente. Colpisco la slot? Sì. Non male. Ah, mi è arrivato anche dietro la bomba, quindi bene. Direi no. Direi che andiamo giù. Potevo prendere la batteria, lo so, potevo prendere la batteria per avere The Void carico, ma mi si carica tra una stanza. Ciao.
Ah, il 100% di chance del patto con Satana. Certo, non l'ho più trovato. Per un meraviglioso piano XL. Allora. Ok, Devoid è carico. Adesso vorrei cercare di non morire ancora, perché... Sì, ok, ho 9 vite, però appunto ne ho 9, non ne ho 18. Olè. Ok. Proptosis, come prognosticato? Si fa sentire. Si fa decisamente sentire proptosis. D'altronde... Ammetto che è uno dei miei oggetti che... È uno degli oggetti che mi piace di più, proptosis. Perché alla fine la diminuzione di range non è così devastante. Dicevo, la diminuzione di range non è devastante. Quindi puoi tranquillamente riuscirci a giocare. Certo, The Ash potrebbe essere un problemino, ma... Ma tanto chi ci vuole arrivare da The Ash? Mi sa che muoio prima. Oh, sì. Sì. Collana di orbitali completa. E andiamo... Certo, sono gli orbitali più scarsi. Però è una collana di orbitali completa. No. Vorrei la Demon Stay. Il fatto è che non stanno spawnando neanche cuori rossi. Cioè, io ho cazzo di Dark Bomb e non spawno. Non dico cuori neri per la Demon Stay, che dico. Direi grazie. Ma anche dei cuori rossi, semplicemente in modo da usare Dark Bomb. Ha assorbito mezzo cuore finora. E basta. In tre piani. Che cazzo? Cioè, sto facendo ultra hard, sto facendo la challenge ultra hard, per sbaglio. Il codice di ultra hard è entrato qui dentro? No, perché sembra, eh. Ciao, Grid. Tu mi ucciderai, mi sa, vero? Oddio, ma ho protetto le mosche, eh. Quindi, è andato tutto bene. Oh, Demon Stale, buongiorno. Ti sei ricordata che ti avevo preso? Non ho capito cosa ho aperto. Si è entrato. Che mi dà una troll bomb e una moneta. Ne è valso proprio la pena. Ma proprio tanto, tanto, tanto la pena. Olè. C'è ancora qualcuno? C'è ancora molta gente. Questo è quello con tanta vita? Sì. Cuore rosso, vai Dark Bomb. Un cuore e mezzo dovresti darmi roba, giusto? Bravo ragazzo. Ok, veloce a spegnere i fuochi rossi. Ottimo. Adesso spostiamo. Vabbè, in su abbiamo deciso in su, va bene. Spostiamo in su i bauli e apriamoli. Abele! Grazie. Oh, beh, un più uno di luck e un meno due alle tears. Molto buono, molto buono. Oh, adesso sì, si spara anche veloce. Oltre a sparare Silos, si spara anche veloce. Mostro 2. Beh, 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 beh. Beh, 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 beh. Aia, l'hanno stupido. Dicevo, si fa sentire, il male, che il danno si fa sentire. Dai, 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 dai. Ok, sei praticamente morto. A posto. Patto con Satana. Carne, tra l'altro, bene, 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 HP up. E mi daresti Lil Brimstone o cos'è, My Shadow, tipo, una roba così. Prendiamo Lil Brimstone, che non è sto granché, però Lil Brimstone mi permette quantomeno di spolverare le stanze di nemici abbastanza facili. Basta, siamo ad Eps 1, potrei andare via. Sì, potrei andare via. Ok, andiamo giù. Dicevo, in teoria l'unico obiettivo che ho sarebbe battere Delirium, ma mi sembra che ci voglia una build incredibilmente forte per battere Delirium. Ma incredibilmente forte a livelli che una su 100 run, forse. Quindi non mi sento proprio la persona più tranquilla del mondo. La Demon Stay non sta funzionando, quindi teniamoci sta roba e ultima bomba qui. Paralisi, paralisi. Il giro di pillole proprio no, non è andato bene la cosa di pillole.
La rotazione delle pillole fa schifo sto giro. Peccato. Oh, ciao. Il nemico dov'è? Oh, The Void carico. Il problema è che quella è mamma. Sono abbastanza sicuro quello dovrebbe essere mamma. Quindi. E andiamo qui. Ancora la giara? Hai un po' rotto le balle, sinceramente. Bogo bomb, la giara. Fa schifo. Fa tutto seriamente schifo. Prendo il cuore di fede. Allora. Dicevo. Pa stanza di power up dov'è? Ok. Magari lì trovo qualcosa, non lo so. Non lo so neanche io sinceramente cosa potrebbe aiutarmi adesso, Devo essere sincero. Forse non lo so. Cioè, tanti oggetti potrebbero essere un aiuto. Non lo so, un Sedonion. Un Polifemo forse è troppo esagerato. Comunque, ma un se è un Mimic, lo so. Ah, ciao Glattoni. Un cuore rosso in più va bene. Così potrei fare altri patti. Comunque non lo so, perché trovare Tammy Sed ad esempio sarebbe un aiuto. Non è una cosa che vince la partita, però con il danno di Proptosis più Tammy Sed, sarebbe tanta roba. Oh, si è attivato il fungo. Che mi diminuisce il danno, ma mi aumenta di brutto le tears. Mi aumenta veramente di tanto le tears. Ma paradossalmente anche dei range up con Proptosis sono molto forti perché mi toglie il brutto di Proptosis, che è dover sparare da un po' troppo vicino. E più sparo da lontano meno danno faccio. Il Gappy Scholar. Perfetto, 2/3 Gappy. Pandora's Box. Pandora's Box. Beh, carino Pandora's Box. Ah, mi si è attivato il fumo che mi rende più lento, mi sembra. Però mi aumenta il danno. Ok. Allora, risucchiare Pandora's Box con The Void non funziona. Quindi lo usiamo. Ovviamente era il piano in cui c'è la ricompensa più brutta di tutte, che sono 1500 monete che non mi servono a nulla. Bene così. Perché dipende, Pandora's Box dipende dalla ricompensa che ti dà, dipende dai piani. Aprirlo, se non sbaglio, utero 2 da due oggetti dei boss, se non ricordo male. In alcuni da oggetti di Satana, in alcuni oggetti angelici, quindi... Ecco, la Ball of Tar sicuramente non è qualcosa che mi aiuterà granché. Quindi, Slurp. Ah, ok. Perks. Mi ha aumentato la velocità. C'è di meglio, ma c'è anche di peggio, quindi dai. Non posso lamentarmi troppo. Ok. No, volevo solo raccogliere il cuore di Fedo, visto che sei un Mimic. Vai, go wild. Go fucking wild, Darkbum. Vieni. Su. No, riprendili, usciamo. Sono un idiota. Può spawnare solo cuori rossi lì dentro, perché in quella stanza si possono essere spawnati solo cuori rossi. Quindi mi sono sprecato 2 cuori di fede. Bene. Vai così, Zetto. È una cosa sinceramente che capita così raramente che non mi ricordavo. Cioè, quella 5 monete veramente non c'è nulla da comprare. Nel senso, Bogo Bombs, ma prendiamole. Tanto cosa ci faccio con questi soldi? Niente. Prendiamo anche la carta, l'eremita, inutile. Perks non so cosa faccio. Scusate. Lo cerco. Perks. Le pillole? Non mi trova niente per le pillole. Allora, scusate. Perks Isaac. Così vediamo. Pills, perfetto. Pillole. Pill effect. Pa, 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 pa.
Chapter Town. Ah, ok, nel DLC aggiunto. Perks. Ah, ok. Dà l'effetto del wafer, quindi prendi mezzo danno prendi sempre mezzo danno nella stanza in cui lo attivi. Beh, può essere incredibilmente utile. Il cubo di carne, come al solito, è la rovina di mamma, il cubo di carne, perché il suo piede non fa danno a contatto, quindi puoi abbracciare il suo bellissimo piedone pieno di vene e varie cose e fargli tanto, 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 tanto male. Allora, cattedrale. So che il Victory Lab si fa solo nel coso, ma probabilmente l'hanno messo perché la gente non faceva mai la Darkroom, perché fa schifo. Però la Polaroid mi dà l'effetto dello scudo, se riesco a togliermi dalle balle sto cuore rosso, e non mi dispiace. Poi preferisco di brutto la strada di sopra rispetto alla strada di sotto. Nel caso molto probabile che non riuscisse ad arrivare da The Ash, facciamo nel caso sicuro in cui non riuscisse ad arrivare da The Ash, preferisco fare la strada di sopra per sperare in un miracolo. Wow. Grazie. No, no, ma troppo gentile, davvero. Troppa grazie. Olè. E cerchiamo di sbrigarci, tanto non c'è niente di... Cioè, non c'è niente che cerco in questo piano specifico. Olè. Certo, le stanze segrete sono un ottimo cosa da trovare, ma infatti le sto anche trovando. Ragazzi, ti devi da sbrigare a darmi roba. Su. 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 Dai, ragazzi, guarda, una bomba la uso subito qui. No, anzi, toglimi un... Togli un cuore intero. È vero. Grazie. Togli un cuore intero, sono un idiota. Dice, dai, mi manda mezzo cuore così... Oh, no, vita no. Tearsdown, va bene. Tearsdown, va bene. Non voglio altra vita perché devo riuscire a togliermi quella che ho con un patto con Satan. Ah, miseria boia. Oh, strada sbagliata. Io volevo cercare di togliermi quella che ho compatto con Satan in modo che qualsiasi colpo... Ah no, è stato sbagliato, scusate, c'è il boss. Non l'avevo visto. In modo che qualsiasi colpo subisca attivi Polaroid. Teschio! Grazie. Ok. Carichiamo il Brimstone. The Fallen! Ciao. Ciao The Fallen. L'ha colpito? Allora, niente patto con Satana, ma direi con un 100% al prossimo piano. E troviamo il patto, che è un bel aumento di danno. Perfetto, andiamo giù. Ok. Chiavi ne abbiamo. Chiavi ne abbiamo, ma non così tante. Quindi. Believable Trait, trovo più cuori di fede. No. A me basta anche trovare cuori rossi, non mi importa. Mi basta trovare anche tanti cuori rossi. Oh, coso. Ok, una carica per The Void. Ecco, dicevo, quando dicevo i nervetti marroni, quelli intendevo come nervetti marroni. Quelli frustano. Davvero? Purtroppo. Grazie Dark Bum. No, la Poker Chip mi piace Liberty Cap, mi piace. Quindi teniamo Liberty Cap. Tutto il resto mi interessa pochissimo. Ok, The Ash direi che no. Cioè, anche se lo trovassi qui non credo di riuscire a battere i Tleaves in 30 secondi. Quindi The Ash è andato. Speriamo in un pochino di fortuna. Percentuali non sono molto alte, purtroppo. Ma una somma di percentuali, cioè, dici 10% di cuore di mamma, 20% di... cosa, vabbè, non mi ricordo quali sono le percentuali, comunque. Mi pare che battere Blue Baby sia tipo un 30% di chance. Non è bassa come chance. Cumulativamente parlando non è bassa. Non è la certezza e non è così tanto alta, quindi... Dammi roba. Cioè, il messaggio è... Sarei stato più tranquillo a fare Ash? Di brutto. Avrei battuto Ash? Ecco, questo è un'altra storia. Tra l'altro, se non sbaglio, Delirium non dovrebbe avere riduzione dei danni.
Credo. Oh, Odd Mushroom. Mi dà vita, cazzo. Mi dà vita. Mi dà vita. Vabbè, mi dà vita, però mi dà anche attacco. Poco, poco, sì, pochissimo attacco. Però mi aumenta il range. Adesso ho due cuori rossi. Di cui devo cercare di liberarmi ASAP, proprio. Ciao, boss. Perché l'ho preso io? Ciao, It Lives. Allora, 100% di patto con Satana, mi raccomando, patto con Satana. Due oggetti da un cuore, uno oggetto da due cuori, non mi interessa. Non voglio più avere cuori rossi. Possibilmente un oggetto di Guppy, sarebbe stupendo. Perché le mosche di Guppy farebbero il danno che fa Proptosis al massimo. Quindi sarebbe bellissimo. Ottimo. Oggetto di Guppy. Questo è inutile. Così non ho più cuori rossi, però. Ah, no, aumenta la velocità. Ok. Non è così tanto inutile. E andiamo su. Siamo diventati Guppy. Siamo forti. Sono abbastanza tranquillo da dire che siamo forti. Ti prego, percentuali, fatemi incontrare Delirium. Mamma mia, stiamo lontani da quel cuore eterno. Per l'amor di Dio. Non prendo più pillole, ho paura che sia nel tap. Niente. Cioè, avendo perks, mirabilmente, contro Delirium è come se mi raddoppiassi la vita. Poi, essendo che a ogni colpo attivo lo scudo, ho un botto di vita in più di quanto dovrei averne. Oh, ragazzino, ciao. Ciao. Dammi roba. Dammi roba che non siano aumenti di vita. Cioè, me li slurpo, capiamoci. Bomba è finita. Me li slurpo, però. Vorrei tanto un oggetto. Dammi un oggetto. Che non sia un aumento di vita. Non so sinceramente cosa può dare, Non conosco benissimo la slurp. Ha aumentato il danno di 2. Oh, sì. Anche il range è aumentato. Bene, bene, bene. Stai 2 secondi su schermo, così muore all'istante. Grazie. E cuore di fede. Potrò, appunto, non vedendo che oggetti sono, il rischio era troppo alto da non mi sentivo di prendermi questo rischio. Avrei raccolto queste cose fosse lì dentro, perché nelle scrigni dorati, se non sbaglio, non ci possono essere aumenti di vita. Se non sbaglio, potrei dire cagate. Potrei tranquillamente dire cagate. Ma se non sbaglio. Allora. Ciao. Io volo, quindi sta stanza mi piace moltissimo volando. Olè. Mezzo cuore. Allora, non devo più farla di fretta, tra l'altro. Quindi possiamo prenderla un po' più con calma. Paralisi. Un altro perks. Bomb Sarchi. Bomb Sarchi. E portiamoci dietro perks. Allora, chiave. Pronti, carichi, andiamo. Ciao Isaac. Mamma mia quanto male fanno. Quanto male fanno le mosche. Quanto male fanno le mosche di Proptosis. Porco Giuda. Void. No, non si è aperto. Non darmi curse, grazie. Number one è carina, ma avrei un range infimissimo. Quindi sì, long legs la prendo. Tutto il resto, slurp. Mi ha aumentato il nulla. Quindi non mi ha slurpato oggetti multipli? Mi vuoi dire questo? Mi ha slurpato solo un oggetto su 4? Perché? Da quando soprattutto? Vabbè, sì. Bizzarro, va bene. Dicevo, trovo le chiavi di papà. Mi fanno andare da Mega Satana. Che ha un 50% di chance di portarmi da The Void. Oppure. Spero nella chance di Blue Baby. Betrayal. No, scusa, Betrayal. Last Blood, molto bello. Aumenta danno di 1-0-3 a nemico ucciso, davvero? Sì, davvero.
Madonna. Madonna santa. No, dai, cioè, ti prego. Sarebbe... è una run troppo forte. Ti prego. Non lo so. Devo essere sincero, non lo so. Non so cosa farebbe... cosa farebbe Dottor Feto a questa impostazione. Penso che farebbe del male. Bevi. Disintegrato, ovviamente. Ovviamente il gioco delle percentuali non è il mio gioco. Quindi... quindi... a meno che... oh, ho trovato lo... Toro? Oh, Toro. Sì. A meno che... io qui non trovi un forget me now, un chiave di papà, qualcosa del genere, e game over. E questa è una delle run più OP che mi potessero capitare, quindi... ciao Little Gertie. Mi basterebbe anche una carta esci gratis di prigione, se non sbaglio. Tra l'altro. Muori in fretta. Anche i piccolini. Ok. Dove è finito Little Orb? Beh, si è sopravvissuta tipo una lacrima, quindi non male. Daddy Longlegs. No, Dead Ski, non Daddy Longlegs. Gioco, per favore. Sto anche trovando un sacco di scrigni, cosa che di solito non succede, non capita di trovarne così tanti. Bombag. Super Bandage. Qualcosa mi ha fatto... no, l'ho sentito solo io il... eh no, l'ho sentito solo io perché era bassissimo. Ma c'è stato il papaparappa di Chroma Squad. Non capisco. Full duplex. Guarda, guarda cos'è. Guarda cos'è questa run. Divento subito Toro. Certo, divento subito Toro nel momento in cui sono più debole. Tutte, ogni sec... niente. Ragazzi, io ci ho provato. Non so, avrei sicuramente potuto fare di più in qualche modo. Qualcuno mi urlerà: sei un coglione, potevi fare così, potevi fare cosà. Vabbè. Quindi. È un episodio buttato, mi spiace, ma lo farò uscire comunque, perché comunque era una bella run. Quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie per aver visto la puntata. Ciao.